Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri contro i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ancora una volta la parola del Signore crea lo spartiacque nella società e mette in evidenza i vizi e le virtù. Quelli che sono virtuosi riceveranno dal Signore il premio. Beati, adesso piangete, poi sarà il contrario. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e mi metteranno al bando, vi insulteranno, vi disprezzeranno, perché questo è necessario per arrivare alla vita della beatitudine. Beati se avrete sopportato queste persecuzioni, queste ingiustizie. Beati, rallegratevi, perché la vostra ricompensa nei cieli è grande. San Paolo dice che occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, lingua non ha mai pronunciato la felicità che Dio ha riservato in cielo per coloro che gli sono fedeli. Il rovescio della medaglia: guai a voi ricchi perché avete già ricevuto le vostre consolazioni. Guai a voi perché vi siete tolti tutte le soddisfazioni, vi siete saziati di ogni cosa che desideravate. Adesso avrete, patirete la fame, avrete il castigo della fame. Guai a voi, guai a voi. Quattro volte il Signore ripete: Ve vobis, ve vobis.
E quindi è una condizione da cui bisogna guardarsi bene. Se il Signore ti dà dei beni sulla terra, non usarli soltanto per te stesso e, diciamo, perfino a danno degli altri. Fai pesare la tua condizione, fai sentire l'umiliazione a quelli che non hanno ciò che tu hai. Questo non va bene. E allora ecco, San Paolo, scrivendo ai Colossesi, pronuncia quella frase così forte: se siete risorti in Cristo, e noi siamo per mezzo del battesimo risorti spiritualmente, allora cercate le cose di lassù, non quelle della terra, perché lassù è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. E qui quella celebre espressione: voi siete morti con Cristo, che è vostra vita. Quando Cristo, vostra vita, si manifesterà, allora anche voi comparirete nella gloria. Questa vita terrena è una vigilia, è un tempo di guadagno. D'un tempus habemus operemur bonum, dice San Paolo. Perciò, finché il Signore ci concede il tempo, operiamo il bene, diamoci da fare, viviamo veramente la gioia della verità che Gesù ci ha consegnata. Cerchiamo di guadagnare per la vita eterna più che possibile. In un'altra pagina del Vangelo Gesù dice che un contadino che voleva acquistare quanto di più prezioso c'era, trovò un tesoro in un campo, non era suo il campo. Allora andò dal proprietario, comprò quel campo e quindi si impossessò del tesoro. Noi andiamo da Gesù, compriamo l'amore, la pace, la fede, la speranza che viene da Lui, e allora possederemo queste ricchezze spirituali, ma già direi divine, perché vengono dal Signore e ci portano al Signore. Fate morire l'uomo vecchio, ciò che appartiene alla terra, perché lì è impurità, immoralità, desideri cattivi, cupidigia, idolatria. Vedete come li elenca bene San Paolo, aveva esperienza di queste cose. A motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi visi. Ora gettate via anche tutto quello che appartiene all'uomo vecchio e al mondo vecchio: animosità, cattiveria, insulti, discorsi osceni, perché queste cose appartengono al demonio. Allora, è semplice, noi dobbiamo guardarci intorno e anche guardarci dentro, rimuovere quello che può offendere Dio e danneggiare l'anima nostra, passo alla volta, ogni giorno un pezzetto, perché se uno che vuole andare in cima al Gran Sasso guarda da sotto e dice quanto è lontano, e rimane là, non ci salirà mai. E invece incomincia un passo, un altro, alla fine arriverai anche tu. Oggi noi celebriamo la festa di San Pietro Claver, dei Gesuiti, nato nel 580, e morì nel 657, missionario nelle Indie, dell'America Latina, e lì si dedicò
completamente alla cura e al riscatto degli schiavi negri portati dall'Africa, li portavano dall'Africa e lì li rendevano proprio schiavi di tutto, soprattutto di un lavoro impossibile, disumano. Allora lui, con le parole, con l'annunciare il Vangelo anche ai padroni, cercando di convincerli a trattare più umanamente, più cristianamente questi schiavi, e riscattandone egli stesso molti come più poteva, ha creato questa isola santa di gente schiava liberata per amore di Gesù. Li amava veramente. La sua immagine di santo porta sempre un negro, un piccolo negro a fianco, per dire che la sua missione, il suo apostolato è stato quello di liberare questi, soprattutto i piccoli, i fanciulli, i giovani, ma anche gli, tanti operai, tante famiglie. Vedete cosa fanno i ricchi? Già quei poveretti erano disgraziati perché portati come schiavi, quindi venduti come schiavi, sbattuti laggiù, poi fustigati e messi sotto torchio nel lavoro disumano. Ecco, la parola del Vangelo è quell'uomo di Dio che di fronte a questa ingiustizia terribile, diabolica, per me è questa, perché l'altro uomo è come te, devi avere rispetto, sarà diversa la condizione, ma è persona, anima, corpo come te, ha diritto come te alla libertà, alla pace, alla gioia, perché devono essere privati della gioia di vivere da quando nascono fino a quando muoiono. Questa è l'ingiustizia diabolica di cui parla San Paolo. Allora camminiamo con umiltà e grande fede verso il Signore, giorno dopo giorno. Il premio è grande, dice San Paolo, che noi neppure possiamo immaginare quanto è grande il premio che il Signore ci ha preparato per essere stati fedeli a Lui. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. La forza. Il popolo barbaro possiede più forza finché non conquista il sommo potere. La grande ricchezza è tarlo fatale. Tra l'ozio e il lusso decade il costume. Qual funghi letali esplodono i vizi. Invan chi governa aumenta le leggi. E ricchi e magnati, in gara spietata, ambiscono e bramano supremo dominio. Innalzano fumo con tante parole. Divisa la preda, rimangon le piume. Di nuovo battaglia, si briga e cospira, il gioco continua, poi viene la fine. Con questa altalena di barbari forti e fragili imperi, la storia procede. Così ogni impero maneggia il potere, poi giunge al collasso e cade in frantumi. Un unico regno rimane incrollabile, è quello che segue la legge di Dio. Segreto è il servizio per deboli e poveri, è forza l'amore che genera pace. Un tale segreto ci venne dal cielo, il Cristo per primo ci tese la mano. Per questo segreto, nel regno di Cristo, i forti son deboli e i ricchi son poveri.